Benvenuti a questo quotidiano spazio di approfondimento che oggi dedico ad un argomento molto interessante. Parliamo infatti di politica e non solo. Lo faccio con Donato Affinito, esponente del PDL. Benvenuto Donato, ti Grazie. do del tu perché ci conosciamo da tempo. Tranquillamente. Ex assessore del comune di Caserta, ex vicepresidente del Corecom e tra i primi dei non eletti nelle scorse elezioni del Consiglio provinciale. Ecco, Donato, tu sei stato tra le tante varie iniziative che hai messo in campo in questi ultimi anni, sicuramente quelle che riguardano i giovani hanno un ruolo determinante. Tanto è vero che tu sei sempre rimasto molto legato alle problematiche del territorio e soprattutto, come dicevo, dei giovani del territorio, tant'è vero che è in mente anche un'associazione, un manifesto per i giovani universitari. Ci spiega un attimo di cosa si tratta? La mia esperienza fatta come assessore al comune per le associazioni e per le politiche giovanili, poi nel tempo mi hanno portato a crescere e a nutrire un interesse particolare nei confronti dei giovani, logicamente. Ora, cosa sto valutando e cosa stiamo valutando insieme ad alcuni amici universitari? Di portare l'università al di fuori di essa, portarla nella città, per farli partecipare ai problemi, alle iniziative e a tutto ciò che può essere utile sia alla loro crescita che alla nostra, perché l'esperienza dell'adulto e l'esperienza del giovane messa insieme può portare qualche frutto. Vogliamo che questi giovani, i quali sono, non dico sono abbandonati al loro destino, ma debbono essere curati, debbono essere alimentati e questi giovani vogliono mettersi in gruppo per formare insieme un'associazione e per condividere i vari problemi, non solo della città, ma quelli della provincia, e poiché sono giovani tutti quanti altamente qualificati, perché la maggioranza di essi stanno per laurearsi o qualcuno sta per iniziare i corsi universitari, quindi sono tutti ragazzi i quali hanno una preparazione culturale e vogliono esprimere non un dissenso ai partiti oppure vogliono creare problematiche nuove, no, ma vogliono partecipare alle varie iniziative e vogliono essere La vita della città. della città e vogliono essere anche loro i protagonisti. Stiamo pensando addirittura di fare un manifesto elettorale con circa quasi 200 giovani, i quali prenderanno parte a questa iniziativa, un manifesto pubblico per dire anche le nostre esigenze, le nostre difficoltà e per superare certi tabù che ci stanno tra la politica che oggi viene presa quasi a pugni in faccia e cose che non si dovrebbe fare perché noi viviamo di politica, siamo la politica, quindi è la politica che dovrebbe tendere una mano ai giovani. Invece oggi sono i giovani che vogliono tendere una mano alla politica e vogliono capire in che direzione possono andare. Poi in prospettiva abbiamo delle campagne elettorali molto importanti, abbiamo la prossima, Ne parliamo ne tra parliamo, pochissimo, anche sì. perché c'era un altro argomento che mi interessava, perché è vero che tu sei stato così, ho letto su qualche giornale, che tu sei stato indicato dai cattolici in movimento, questa associazione di livello nazionale, come responsabile a livello provinciale. Non è proprio, Non è no, proprio così, non me è lo proprio così, spieghi? insomma, no, sono stato indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana e da alcuni vescovi della regione Campania, sono stato indicato come nome, come punto di riferimento per i cattolici in una futura lista di questo movimento. Però ci tengo a dire che il mio impegno non è questo,
il mio impegno è quello di formare questa iniziativa nuova, che già ne abbiamo parlato già prima, è quello di dedicarmi al mio territorio, perché sono legato al mio territorio, quindi voglio lavorare qui, non voglio andare a Roma, perché non mi interessa di andare a Roma, ma mi interessa di stare qui sul territorio e per cercare qui, credo, di lavorare qui con quindi per il momento mi interessa lavorare su questa associazione. Poi quello che verrà dopo, da qui a 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, probabilmente vedremo, insomma, è un problema che andremo a affrontare più in là, insomma. Ecco, tu accennavi prima al congresso, e accennavi, naturalmente possiamo dire che siamo ormai entrati in campagna elettorale, sì. Però a fine mese c'è il congresso del PDL, sì, tra polemiche, amarezze, scontri. Allora, a che cosa si sta andando incontro? Si sta andando, dopo una dialettica molto forte all'interno del partito, sembra in queste ultime ore, sembra che sia giunta un accordo unitario, quindi di fare un congresso unitario. Io mi auguro che in questo congresso unitario ci sia anche lo spazio nella direzione provinciale che si andrà a fare, uno spazio per coloro che fanno parte della base, perché a me fa piacere che il congresso si faccia un congresso unitario, così saremo tutti quanti felici e contenti, però la partecipazione alla vita del partito deve essere un poco più accentuata, insomma. Cioè, mi dispiace dirlo, ma questo partito non può essere il partito dei soli eletti, non può essere il partito di soli amministratori eletti e di soli sindaci eletti. Questo è un partito che si deve aprire anche alla base, perché ci sono anche militanti che militano da decine e decine di anni in questo partito e non hanno un ruolo giusto e di visibilità all'interno del partito. Io mi auguro che avvenga questo, insomma, che avvenga, che poi subito dopo la direzione venga fatta soprattutto da uomini della base, insomma. Perché poi dobbiamo anche dirci una cosa, ma se Alfano in continuazione dice i doppi incarichi, i tripli incarichi, allora bisogna anche che chi fa il sindaco faccia il sindaco e non può fare un'altra cosa, chi fa l'amministratore faccia l'amministratore, faccia bene, ma non faccia altre cose, insomma. Cioè, non è possibile, qui ci sono personaggi che hanno 2 o 3 incarichi e non è possibile tutto ciò, insomma. Non è possibile che uno che diventa deputato poi fa l'accentratore di tutte le cariche e di tutte le cose, no, invece è una base e vanno distribuite questi incarichi, queste incombenze vanno distribuite anche alla base, soprattutto alla base. Se avviene questo, il partito si aprirà e avremo anche successo e creeremo anche sviluppo all'interno del partito. Se non si fa questo, sarà un congresso, anche questo è inutile, e quindi saremo destinati, non lo so, a che fine, insomma. Quindi. Senti, è questo anche un messaggio che tu vuoi lanciare alla tua parte politica? Il messaggio che io voglio lanciare alla mia parte politica è questo, di ritorno a ripetere, di aprire il partito anche soprattutto ai giovani, ai volenterosi, a coloro che vogliono lavorare sul serio, ma per la crescita, per mettere la propria esperienza a disposizione e a servizio del partito, non a disposizione e a servizio delle proprie cause, ma a disposizione e servizio della comunità e della collettività. Solo così possiamo crescere. Penso e mi auguro che il PDL possa ricrescere a dismisura in questa provincia. Ci sono tutte ci sono tutti i numeri affinché questo possa succedere, e ci sono tutte le leadership al punto giusto in questo momento. Teniamo consiglieri regionali che stanno lavorando molto bene, iniziando dal
presidente, dal presidente Romano, insieme a Polverino e insieme anche a Massimo Grimaldi e a tutti quanti, insomma, stanno lavorando bene in questa direzione a livello regionale. A livello nazionale teniamo la leadership di Cosentino, che va ancora per la maggiore, insomma, e si vedono, e teniamo il sindaco della nostra città, che anche sta lavorando in una certa maniera, quindi teniamo tutti i numeri per poter continuare a crescere e per poter sperare che questo nostro partito sia migliore di quello che è oggi. Allora, grazie a Donato Affinito, esponente del PDL, grazie naturalmente per il tuo intervento e arrivederci.